Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta della Palermo felicissima, con il suo lusso e il suo fasti. Siamo a Palazzo Asmundo, espressione architettonica del decorativismo settecentesco. In questo percorso ci accompagna il responsabile del palazzo, Pierluigi Martorana Genoardi. Qual è la storia di questo palazzo antico? Questo palazzo si sviluppa sull'antica Scassaro e su Corso Vittorio Emanuele. L'inizio costruzione risale al 1614, adoperata da un certo dottor Baliano. Successivamente è appartenuto alla famiglia Ioppolo dei Principi di Sant'Elia, poi è passato alla famiglia Asmundo nella persona di Giuseppe Asmundo, marchese di Sessa. A Palazzo Asmundo sono di grande valore artistico e affreschi. Sì, effettivamente Palazzo Asmundo, come tanti altri palazzi settecenteschi, hanno la caratteristica di essere stati arredati ed affrescati con magnificenza. Spesso gli affreschi rappresentavano e identificavano anche il proprietario del palazzo. Questo avviene qua per esempio a Palazzo Asmundo, dove gli affreschi sono stati dipinti da Gioacchino Martorana, noto pittore siciliano, che ha anche affrescato Palazzo Reale, Palazzo Comitini e altri palazzi siciliani e palermitani. In più, la parte laterale di contorno agli affreschi, che saltano anche la magnificenza, come dicevo, della committenza, sono arricchite da una serie di stucchi di scuola serpottiana che valorizzano ancora di più l'edificio. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. Nel salone del Palazzo Asmundo sono esposte preziose collezioni. Le collezioni forse più significative sono la collezione di porcellane e la collezione di maioliche siciliane, a cui si aggiunge una collezione sui mattoni di Cenzo che rientrano fra le maioliche. Per quanto riguarda la collezione delle maioliche siciliane, vengono rappresentate le produzioni siciliane, in particolare Trapani, Collesano, Caltagirone e Sciacca. I mattoni di Cenzo invece si sono sviluppati sempre a partire dal XVII secolo e avevano il compito di rappresentare non nel numero civico, che è una conquista ottocentesca, ma fondamentalmente la proprietà di un edificio. Per quanto riguarda l'altra collezione di cui accennavo, è quella di porcellane. Sono esposti circa 1000 pezzi di porcellane napoletane e francesi, a cui si aggiunge anche una sezione di porcellane danesi e austriache. Per esempio, qui ci troviamo di fronte a un cratere napoletano, qui abbiamo un pezzo francese, abbiamo poi anche alcuni pezzi austriaci, fra cui spicca un'importante tazza con un paesaggio. A chi dobbiamo la raccolta di questi oggetti di valore? Le collezioni esposte a Palazzo Asmundo appartengono alla mia famiglia. Il collezionista forse più noto è stato mio padre, Vincenzo. Altri nuclei provengono dalla collezione, per esempio, numismatica di zio Nino e da mio nonno Pietro, che invece era collezionista anche di volumi e di francobolli. Palazzo Asmundo anche ospita una collezione di armi? Sì, effettivamente a Palazzo Asmundo abbiamo una sala delle armi dove vengono rappresentate tipologicamente armi che vanno dal 500 fino al 1890. Inoltre vengono rappresentate tutta una serie di armi bianche di periodi epoca risorgimentale. Interessante anche la collezione di fiasche e una collezione di elmi, fra cui spicca un elmo della Guardia Civica del 1848, dove viene rappresentato non solo il trischele ma anche la coccarda tricolore e Reggimento di Palermo. A Palazzo Asmundo vi è una tipologia anche di carrozze che sono esposte all'ingresso e una serie di portantine e lettighe. Ricordiamo per esempio a Palermo in epoca De Florio vi era questa passeggiata al Foro Italico, dove vi era una gara fra le varie famiglie con carrozze che spesso venivano importate anche dalla Francia. E quindi questo portò in Sicilia allo sviluppo di una serie di artigiani che lavoravano in legno nella valorizzazione appunto di questi mezzi di locomozione. Standing
get a kick, though it's clear to me that you obviously do.